Beh, la grande sfida è dovuta al fatto che la rete si sta evolvendo in una maniera incredibile, mettendo al centro sempre più le persone e meno i media. Le persone hanno una capacità di relazionarsi attraverso strumenti come Facebook, attraverso Twitter, attraverso altri strumenti conversazionali e profilarsi in base ai loro interessi, alle loro passioni. E in questa ottica ovviamente chi ha una capacità di gestire questi strumenti e inoltre crea contenuti che sono fortemente legati, che riflettono le proprie passioni, riescono a posizionarsi come opinion leader o comunque come punti di riferimento per altre persone in cerca di informazione o di consigli utili, e in questa ottica bisogna fare questa considerazione. Le recensioni, che fino a qualche anno fa erano molto importanti nella decisione d'acquisto, soprattutto in ambito anche turistico ma anche in altri settori merceologici, oggi c'è un overflow di informazioni e quindi creano un problema, nel senso che leggo una recensione su un servizio o un prodotto turistico ma subito un'altra recensione che racconta esattamente il contrario di quello che ho letto prima. Quindi devo relazionarmi con una persona che preferibilmente ha gli stessi interessi come me. Io sono padre di famiglia con 3 figli, insomma non posso avere gli stessi interessi come 2 piccioncini giovani che vogliono divertirsi, e quindi avere un interlocutore a quale rivolgermi diventa sempre più fondamentale. Gli strumenti che abbiamo oggi in campo e anche i nuovi strumenti conversazionali nella rete che arriveranno ci permetteranno di fare sempre più questa logica, e in questa ottica il blogger ovviamente è quello che poi è una persona con le sue passioni e quindi riesce a mettersi in contatto con tutta una serie di persone che hanno interessi e gli chiedono dei consigli.